proposito di Tourette, mia sorella era un po' vericchina, amava nascondersi dietro il Tourette e quando passava qualcuno allungava la mano bloccando parzialmente il flusso dell'acqua, spruzzando il malcapitato. Un giorno venne a casa nostra una zia, sorella di mio padre, tutta bagnata, raccontando quanto le era capitato. Mio padre, che era molto severo, intuendo l'accaduto, si reca sul posto, trovandola intenta nel suo gioco. Viene condotto a casa a suon di ceffone. Non vi dico il rammarico della zia, che andava ripetendo: se sapevo che era lei, stavo zitta. Giovanna, così si chiamava mia sorella, non l'ha mai più fatto. Tuttavia quel Tourette è rimasto nei miei ricordi di adolescenza, con la sua storia. Il Tourette ora non c'è più. Si trovava in zona Gran Madre, all'inizio di via Luigi Ornato, ove vi è un piccolo spiazzo che accede ad un vicolo. Simbolicamente è già adottato da me.